Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. AutoChartist, questa sera andiamo a vedere il tool di funzionamento per la ricerca sui grafici. AutoChartist, tra l'altro molto interessante perché c'è stata una novità. Quindi andiamo subito a vedere. Swissquote.it è il nostro sito, ricordo che assistenza, webinar e corsi gratuiti, salvatevi questo link nei preferiti, trovate sempre le nostre novità, quindi quello che facciamo con i webinar e soprattutto anche con i corsi. Abbiamo iniziato lo Swissquote Tour partendo da Modena, poi facendo Napoli 2 settimane fa, scusate, Modena e Milano. A breve saremo a Napoli il 3 marzo, che è un giovedì, e a Roma il 4 marzo, che è un venerdì. Vi iscrivete direttamente da qua, trovate già tutte le informazioni, tutto di quello di cui parleremo, i posti bellissimi, soprattutto questo Napoli al decimo piano, bellissimo, bellissimo. E poi saremo a Catania e Palermo il mese successivo, 14-15 aprile. Quindi le prossime due date sono Napoli e Roma il 3-4 marzo. Iscrivetevi, sono ovviamente gratuiti. Dalle 10 alle 17.30 i seminari con le dovute pause, ovviamente. Allora, Swissquote.it. Poi dove si scarica AutoChartist? O andate su piattaforme, cliccate su AutoChartist, oppure direttamente dal sito, vedete, fai decollare il tuo trading con i grafici AutoChartist, è la stessa cosa, quindi andate di qua e cliccate qua, quando andate qua e cliccate qua, si arriva sempre là. Ok? Quindi poi andate giù. Questo lo dico sia per chi non avesse mai scaricato AutoChartist, lo fa subito al volo, cliccando poi su plugin MT4, se è la MetaTrader 4 come il 99,9999% di tutti, oppure MT5 se qualcuno non è MT5 come lo 0,0001% della popolazione che fa trading con la MetaTrader. Comunque fate qua, cliccate su plugin, vi viene fatto il download, fate l'installazione, ci impiegate molto poco tempo, una cosa automatica, tra l'altro molto interessante perché se volete eventualmente vi posso installare, inviare la guida, tra l'altro qua in italiano, ma riconosce in automatico l'IP, viene in inglese, però è in italiano. Cosa interessante, allora di base AutoChartist riconosce in automatico la cartella dove c'è la MetaTrader installata e quindi dovrebbe fare tutto in automatico. Se per caso quando fate l'installazione vi fa un problema che non riconosce la cartella, la directory, la folder, come la volete chiamare, andate sulla MetaTrader. Questo perché magari qualcuno ha installato una MetaTrader, poi un'altra ancora, AutoChartist non capisce più dove installarla. Quindi voi aprite la vostra MetaTrader dove volete installare AutoChartist, cliccate su File in alto, apri scheda data. Poi cosa succede? La MetaTrader vi apre la cartella di Windows dove è installata MetaTrader stessa e vi prendete questo link, copiate e poi nell'installazione vi fate incolla. Ok, questo perché può capitare che avete più MetaTrader installate, di broker diversi o dello stesso broker più volte, quindi andate a fare questo procedimento. In questa maniera poi diciamo che accade a pochi perché a persone che hanno più MetaTrader installate. Diversamente se no fa tutto in automatico, riconosce le due cartelle, dovete solo andare avanti e fare l'installazione. Poi, una volta fatta l'installazione, vi trovate l'Expert Advisor, quindi consiglieri esperti. Vedete, questa è la differenza rispetto ad una versione precedente che invece aveva degli indicatori. Quindi è stato fatto graficamente in maniera diversa. C'è l'Expert Advisor che è questo, che adesso chiudo, poi andremo a vedere. Ok, l'ho proprio tolto. Quindi, per fare trading con gli Expert Advisor, bisognerebbe avere l'autotrading attivato. Quello che vi chiedo anche di fare, poi nella guida questo c'è scritto, ma lo vediamo insieme ora, andate su strumenti, opzioni, questo è da fare solo quando installate per la prima volta, quindi una volta nella vita, AutoChartist, vabbè, oppure. E avete questa impostazione, quindi la prima, la seconda, la terza sono già attivate, la quarta no, la quinta e la sesta sì, vedete? Consente importazione da DLL, permetti web request per le URL elencate e quando andate a scrivere, cliccando sul più, http://swissquote.autochartist.com. Come è scritto nella guida, come state vedendo adesso, scrivete così, ok? Poi fate ok. Questo da fare solo ovviamente la prima volta. Basta. Poi avete AutoChartist attivato, quindi chi non avesse mai installato AutoChartist se lo installa, chi invece avesse la vecchia versione, c'è stato un nuovo aggiornamento 2 settimane fa, se la va a riscaricare in automatico viene sovrascritta, quindi la differenza è che non è più negli indicatori con i 5 indicatori, ma un unico Expert Advisor, graficamente più facile. Poi la logica di AutoChartist è sempre quella. Ok? Bene, quindi poi avete l'Expert Advisor, come tutti gli Expert Advisor lo portate sul grafico trascinandolo cliccando, o facendo doppio clic sul programma comune. Qua dovreste avere permetti compravendita in temporale, permetti importazione DLL già attivate, diversamente attivate.
I valori di input non dovete cambiare niente, solo una logica di colori, quindi se uno vuole cambiare colori se li cambia. Basta, cioè diciamo che non dovete fare niente. Poi cosa fa il tool? Il tool fa quello che deve fare. Quindi, chiudiamo qua. Adesso scusate perché ho il monitor un po' in risoluzione ridotta per condividere con voi in 800x600 la risoluzione, quindi un pochino più piccolo il monitor, però vedete che vi esce questa parte. Quindi per chi conosceva già AutoChartis, questo è il grande cambiamento, la grande novità, nel senso che non c'è graficamente diverso, c'è questo Expert Advisor che va a disegnare questo sul grafico. E la cosa è forte, comoda, perché voi avete la ricerca direttamente qua. Quindi diciamo che la parte web tendenzialmente non serve. Se la volete, c'è ancora. Ed è sempre questa. Eccola qua, andiamo sul sito AutoChartist. Vedete, questa è la parte web che conoscete per fare le ricerche. Piccole informazioni di servizio è che dato che c'è appena stata la modifica, la stiamo implementando anche sulla nostra piattaforma per un discorso di sicurezza, un discorso un pochino lungo, però ci stiamo lavorando, ok? Però io quello che vorrei farvi capire è che voi potete fare tutto da qua, cioè non serve neanche più volendo la ricerca, perché questo box qua, l'Expert Advisor, vi fa la ricerca sempre, costantemente, ce l'avete qua. E voi cosa potete cercare? Potete cercare i pattern sulle valute. AutoChartist scandaglia il mercato delle valute, non CFD. Anzi, dato che ho detto CFD, non tutti sanno che, da lunedì scorso, se fate clic col tasto destro sul grafico, sulla vista del mercato, cliccate su Mostra tutto, in fondo trovate questi nuovi prodotti colorati in azzurro, un po' come il cielo, questo celestino. Sono 8 nuovi strumenti. E avete il DE30, che cos'è? Il DAX 30, il DJ30 è il, non dite DJ, è il Dow Jones, ok? Nasdaq 100, Standard & Poor's 500, CH è l'indice elvetico, lo SMI 20, EU50 è l'Euro Stoxx 50, France 40 è CAC 40, il mio francese non è bellissimo, e poi il FTSE 100 inglese, ok? Questi prodotti cosa sono? Sono CFD spot, CFD cash, come li volete chiamare. Qual è la differenza rispetto al recente passato? Che sapete, se volete fare trading con le valute con noi, fate trading sullo spot, senza scadenze, eccetera. Ma fino a venerdì scorso, per quanto riguarda gli indici, c'era la possibilità di fare trading sul CFD con sottostante future, cosiddetto contratto forward, ok? Da lunedì, appena passato, lunedì 10, scusate, lunedì 15 febbraio, anno domini 2016, secondo il calendario gregoriano, attualmente in uso, ci sono questi strumenti nuovi. Qual è il vantaggio? Il vantaggio che si capisce subito è che non c'è la scadenza, quindi sapete, il DAX scade a marzo, giugno, settembre, dicembre, ogni 3 mesi. Qua invece non c'è la scadenza, lo portate avanti in continua, quindi non viene chiuso se non lo chiudete voi, ok? Come l'euro-dollaro, per capirci, no? Come il gold. L'altro vantaggio è che è un euro punto. Ok? Sono a un euro a punto, uno valuta base punto. Quindi il DAX 30, ora vorrei fare una parentesi veloce perché il tema AutoChartis, quindi questo non c'entra niente, però è una novità, dato che c'è uno spunto in chat, l'ho detto. Se volete maggiori informazioni, 800 148 261 è il nostro numero verde, info@squisco.it la mail, oppure da il contratto, cliccate col tasto destro, trovate specificazione. Vedete, c'è scritto 1 euro a punto, ok? La leva arriva fino a 200, scegliete voi la leva. Se avete un conto a leva 400, la leva sul DAX sarà 200, per capirci, la metà, ok? Quindi DAX 30, CAC 40, l'Euro Stoxx 50 sono un euro punto, l'indice elvetico un franco punto, lo Standard & Poor's 500, il Nasdaq 100, il Dow Jones 30, che sono i tre indici americani, sono un dollaro punto, ok? Quindi molto comodo. Sapete che il DAX sarebbe 25 euro punto, con questi strumenti sono un euro punto. Molto semplice, senza scadenza, leva fino a 200. Per maggiori informazioni, 800 148 261 è il nostro numero verde, che vi scrivo in chat. Abbiamo su squisco.it la chat in basso a sinistra, pure tra l'altro se volete chiederci informazioni, tendenzialmente attiva dalle 9 alle 19, da lunedì al venerdì. Flavio mi dice, auguri per i tuoi 34 anni, grazie. Grazie, oggi 17 febbraio è il mio compleanno, grazie, ne faccio 34, è giusto. I numeri dove c'è il punto esclamativo che cosa sono? Mi chiede Alessandro. Oh mio Dio, dove sono i numeri con il punto esclamativo? Mi mandi uno screenshot o mi indichi meglio. Io vedo caratteri speciali ovunque, ma non qua.
Silvio dice: no, no, va, interessa. Questi sono i nuovi, li ho spiegati, CFD, quindi fatemi domande se eventualmente. Simone dice: infatti, auguri. Allora, Giuseppe dice: l'aggiornamento non si installa perché non trova la cartella. Quindi torniamo all'argomento AutoChartis, come è giusto che sia il webinar su AutoChartis. Allora, file, apri scheda data, ti prendi il copia e incolla di questa roba qua che ti esce, che sarebbe la cartella dove è installata la MetaTrader 4 stessa, ti fai un bel copia, vai adesso dove stai facendo l'installazione e selezioni la cartella e fai incolla. Perché questo lo ripeto, perché AutoChartis si installa automaticamente, fa tutto lui, trova la cartella. Se avete installato la MetaTrader più volte, non può farlo. Dice dov'è, quale te la devo selezionare, quindi ti dice dove installarla. Questo, guardate, anche qua, piccola cosa velocissima. Se cliccate, queste sono cose che magari neanche, però ci sono domande, quindi rispondo. Se cliccate su questa iconcina, MetaQuotes Language Editor, questa qua, ok? Poi andate su File, Open Data Folder. Qua vedete tutte le MetaTrader che avete installato. Ok? Se ne avete di più, come non è nel mio caso, ne vedete altre. A me se ne vedeva solo una perché ne ho solo una, ecco. Ok? Bene, chiudo l'argomento. Però poi mi raccomando, ho fatto delle parentesi che sono utili. Eventualmente ci risentiamo a parte per queste cose, diversamente procedo sul webinar. Bene, allora. Alessandro dice: il punto esclamativo sulla sinistra dove ci sono tutti i mercati accanto a domanda offerta. Bravo, questo qua in alto a destra. Allora, questo qua è lo spread bid ask su ogni singolo strumento che ti viene fuori se fai tasto destro, spread. Vedi? Io adesso l'ho tolto, tasto destro, spread, lo rimetto. Spread, si vede che non ci stava, la MetaTrader ha fatto col punto esclamativo. Questa è una spiegazione. Ok, bene, andiamo avanti. AutoChartis. Allora, AutoChartis cosa fa? Ti va a scandagliare le valute che tu hai qua nella tua vista del mercato. Quindi, se hai tre valute, ti fa la ricerca soltanto su tre valute. Se hai fatto tasto destro, mostra tutto, ci sono tutte le 82 valute che Swissquote offre, che penso siano 82, adesso non le ho contate, se volete le riconto, e ti fa la ricerca su tutte le 82 valute. Ok? Se questo è selezionato, mostra tutti i simboli. Allora, vi faccio una domanda veloce per vedere se siete attenti. Quante scansioni, quanti pattern mi ha trovato adesso AutoChartist in questo momento attivi? Sono, mostra tutti i simboli, una, la prima pagina su 18 pagine. Su ogni pagina quanti ce ne sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pattern per 18 pagine, 180 pattern. Se vi trovate tutti i 180 pattern, il vostro intermediario, Swissquote LT, è contento perché guadagna dello spread. Quindi adesso tutti, facciamo tutti gli eseguiti insieme. Scherzi a parte, ok? Quindi qua ti fa la ricerca su tutti quelli che ci sono qua nella rivista del mercato. Se tu decidi di farti una tua lista dei preferiti, quindi che ne so, dollaro yen, Audi yen, sì, fantastico, quando parte in trend mi piace un sacco, euro dollaro lo tengo. Vabbè, selezionare una valuta che non voglio tenere, euro zar, non me ne frega niente, anche se di pattern ne trova molti, però adesso per fare l'esempio, tasto destro. Oppure schiacci direttamente Crunch, si toglie. Ok? USD NOC non lo vuoi? Si toglie. Ok? Poi cancelli tutti, cancelli tutti, cancelli tutti. E quindi AutoChartis ti farà la ricerca soltanto su quelli che ci sono qua. Ok? Quando lo rilanci. Ti sei sbagliato, non lo volevi cancellare, adesso li vuoi tutti di nuovo. Tasto destro, mostra tutto. Ok? Se invece tu vuoi fare così, io no, io trado solo l'euro dollaro, del resto me ne frega niente. Mi metto l'euro dollaro sul grafico. E vado a, appena mi riappare, defleggare, deselezionare questa mostra tutti i simboli. Lui cosa fa? Mi mostrerà soltanto i pattern in essere informazione completati, vediamo la differenza tra poco, su questo strumento finanziario sui diversi time frame. Non seleziona soltanto quel time frame, i time frame che AutoChartist scandaglia sono 15, 30, H1, H4 e D1, quindi questi qua. Com'è giusto che sia, tutto sommato, su time frame più corti non ha senso, quindi questi li elimina, questi li mettiamo in rosso, lì sono quelli dove effettivamente fa la ricerca, quelli troppo lunghi li rimetto in nero, non ti fa la ricerca. Quindi M15, M30, H1, H4 e D1 sono i time frame che AutoChartis va a selezionare, a scandagliare, a dire ok, guarda qua sull'euro dollaro adesso c'è soltanto questo pattern, clicchi su vedi e te lo vai a vedere. Ora analizziamo esattamente quello che fa AutoChartist.
Prima di tutto, magari ci interessa sapere quali pattern, vedete che qua c'è dettagli pattern che volendo vi spostate dove volete, cliccando qua sul quadratino si apre. Allora, un pattern resistenza, sapete, i pattern sono gli stessi che si erano in precedenza su AutoChartist. Per chi non avesse mai utilizzato AutoChartist, quali sono i pattern che AutoChartist evidenzia? Sono semplicemente i classici supporto resistenza, come in questo caso. Ma soprattutto i pattern classici di analisi tecnica, che sono le compressioni triangolari, triangoli, i cunei, wedge, che sono i triangoli un pochino più allargati, ok? I canali e i test a spalla, che sono i pattern più conosciuti in analisi tecnica e probabilmente anche più efficaci. Poi penso che nessuno al mondo abbia mai fatto una statistica su tutti i pattern, però vi faccio vedere anche la statistica che invece ho fatto Chartist. E poi ci sono i pattern un pochino più complicati, quelli di Fibonacci. Quelli sono un pochino più complicati, poi li vediamo. Io infatti consiglio di stare molto facilmente sui pattern classici come le compressioni triangolari o cuneo, come si chiama, il wedge, oppure i canali, testa e spalle, questi sono i più conosciuti. Allora, questo comunque è una descrizione, pattern resistenza durata 79. 79 vuol dire che se voi andate a contare una per una tutte queste candele che ci sono all'interno del pattern, quindi da quando parte la riga verde, che di fatto è una resistenza e basta, sono 79 candele. Se non volete contarle una a una, prendete la croce in alto a sinistra, dove sono ora io, ci cliccate, mettete il mouse e cliccate con il tasto sinistro sulla prima candela, tenete cliccato il tasto sinistro, andate fino all'ultima candela e la prima informazione che vi viene detto è il numero di candele. Qua io ne conto 91, quindi si vede che AutoChartist lo faceva fino a. La prima candela è questa, 79 fino a qua, ok. Poi, direzione rialzista, quindi prezzo pattern 1.11.51, quindi qua se ci fosse un breakout della resistenza, parte un segnale, poi ci sarà scritto cambierà la dicitura, poi andiamo a vedere le diciture, e vi verrà evidenziato con un triangolo grigio, ora io lo disegno così, un'area obiettivo. Ok? Andiamo a vedere però pattern che io preferisco di più, che sono, adesso estendo la ricerca a tutti, vedete ad esempio qua c'è un wedge discendente, la lira turca trai contro il JPY, yen, ci cliccate sopra su vedi, gli date qualche secondo per riformulare un po' il tutto. Questo è un classicissimo pattern. Dettagli pattern, vediamo un po', mi dice tutto. Allora, abbiamo pattern è un cuneo wedge discendente, quindi il segnale sarà soltanto in un'unica direzione. Ricordatevi questo, nel senso che lui dice, ok, questa è la direzione, quindi se rompe su fa niente, non prendiamo il segnale. Se rompe giù prendiamo il segnale, ok? Quindi qua sotto. Ricordatevi sempre che con i colori standard, uno poi li può modificare, AutoChartist si evidenzia in verde la resistenza e in blu il supporto. Quindi, quando è che AutoChartist ti dà il segnale? Quando esiste una chiusura della candela, non rottura, ma chiusura, quindi se fa un minimo sotto ma ritorna sopra non ti fa il pattern completato, ma ti rimane emergente, perché le diciture sono completato. Quando il pattern è completato, di fatto ti dà il segnale e ti appare questo quadratino grigio che dicevamo prima, eccolo qua. Completato. Se invece fossimo ancora all'interno del pattern, cioè supponiamo che adesso il prezzo, senza mai chiudere sotto questo livello blu, fosse dentro, ok? Sarebbe ancora un pattern emergente. Poi, se il prezzo dovesse scendere sotto la linea blu, non fa niente perché abbiamo detto che AutoChartist ti dà il pattern completato se la candela chiude sotto la linea blu o in altri pattern sopra la linea verde, ok? Vedete, questa candela precedente rossa, ribassista, ha chiuso sotto la linea blu. Quindi il pattern è stato completato in chiusura di quella candela, perché se il mercato fosse risalito, se il prezzo fosse risalito e la chiusura fosse avvenuta sopra quella linea blu, sarebbe ancora un pattern emergente. Poi beh, quando chiude la successiva ti dà il segnale di pattern completato e ti va ad evidenziare l'area obiettivo. Ok? Quindi cambio di trend, questo è un pattern di continuazione, il mercato scende, rompe qua e va giù. La qualità date sempre, al di là di tutti i voti che vi mette AutoChartist, quindi voti sulla bontà tecnica di diverse variabili che sono il trend iniziale, l'uniformità, la chiarezza e il breakout, io quello che vi dico, andate a vedere la qualità, questo è il maxi riassunto di tutto, vedete, qualità quanti sono? 6.
6 è un voto sufficiente, 6 su 10 è la sufficienza. Volete un pattern sufficiente? Sì, valutate di fare il segnale. Volete un pattern che sia almeno 7, 8 di più? Non fate questo trade, ok? È normale che AutoChartis vi dà delle idee di trading, poi siamo tutti vaccinati, autonomi, indipendenti, abbiamo sempre tutti i disclaimer del mondo, incluso AutoChartis ce l'ha, come ovvio che sia, che sono sempre da ricordare, quindi le informazioni fornite o espresse in tutti i seminari sono sempre finalizzate a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo quello di prestare consiglio per trade di acquisto o vendita, raccomandazioni personalizzate, questo vale per tutto, sia quando fai un webinar, sia quando fai un seminario fisico, sia quando presenti un software che tra l'altro non è anche stato sviluppato da te, ma da AutoChartis, perché ricordo che AutoChartis non è un software di Swissquote, ma Swissquote ha comprato delle licenze di AutoChartis e le distribuisce gratuitamente ai propri clienti. Tra l'altro non vi ho detto che potete utilizzare AutoChartis sia sul conto demo che sul conto reale. Sul conto demo c'è un ritardo di 5 candele, quindi giusto per far vedere la logica del servizio, poi è normale che si incentiva sempre l'attivazione del conto reale. Allora, su che base individuo quel TK? Mi scrive Christian, se mi riformula la domanda. Stefano, cosa vuol dire avanti per esempio H1? Giuseppe mi ha chiesto, ma lo vediamo tra poco, perché lo vediamo dopo. Simone mi dice, quindi sarebbe meglio entrare alla chiusura della seconda candela al di fuori della linea verde-blu. Allora, in questo esempio, per essere precisi, no, sulla prima, perché la prima ha chiuso sotto la linea blu, ok? Quindi questo è già un segnale. Ok? Allora, parliamo di posizione, come viene gestita, in take profit e poi in stop loss, così rispondo anche a Giuseppe che ha fatto una domanda molto interessantissima. Interessante, nel senso che cosa sono queste lineette blu in poche parole. Adesso le vediamo. È un concetto statistico, interessante, molto interessante. Allora, quindi una volta rotto il pattern, si fa, se uno valuta, sì, mi piace questo pattern, si faccio l'eseguito. È normale che bisogna sempre poi valutare come gestire la posizione, il rischio, quanto soldi metterci, e questo è fondamentale. Ok? Perché? Perché questo è fondamentale? Perché AutoChartis fa anche una cosa molto molto bella. AutoChartis vi dice, guarda, io ti do anche delle statistiche. Cioè se tu clicchi qua, a parte il fatto che questo non l'ho detto, se clicchi su, vedete che ci sono due concine. La prima, basta che mettete la vostra mail. Volete abbonarvi alla mail che vi arriva avvisandovi dei pattern sulla sessione statunitense? Sì, in italiano o in coreano, come volete, così imparate anche le lingue. Cliccate su iscriviti, ok? E poi fate salva e da domani vi arriverà poi la mail, perché ogni 8 ore, se vi abbonate alla sessione asiatica, a 1 di notte vi arriva, se vi abbonate a quella europea alle 9 di mattina vi arriva, se vi abbonate a quella statunitense alle 17 vi arriva, ok? La prima invece, numero di pattern storici da mostrare, 1, mettiamo 5, clicco su salva. AutoChartis fa anche questa cosa molto bella. Allora, l'ultima resistenza, l'ultimo supporto, quindi l'ultimo pattern, vi viene evidenziato in blu. Però fa anche questa cosa di tenere un po' di backtest. Quindi se vedeste qua delle linee grigie, per capirci, ad esempio qua una linea grigia, adesso non appare. Sono delle linee grigie più sottili che rimangono lì per farvi vedere che AutoChartis in passato aveva segnato anche quel pattern, quindi andando a modificare questo numero di pattern storici da mostrare, andate a giocare su quel valore. Se non li volete vedere assolutamente quelli passati, lasciate 1. Se volete vederne la maggior parte, lasciate 20, oltre 20 non va. Ok? Poi fate salva, vedete che è apparso questo, così come altri pattern in passato, nel senso. Questo era un pattern che ti avevo segnalato, quindi in grigio vengono segnalati quelli che sono stati dei pattern, ad esempio questo era un canale ribassista, rotto rialzo, e qua aveva dato un segnale operativo, quindi lo potete utilizzare anche per fare un minimo di backtest visivo, se invece non li volete vedere lasciate uno e vi visualizzo soltanto l'ultimo. Quindi abbiamo analizzato adesso, negli ultimi 2 minuti, questi concina qua. L'altra concina, questi concina qua, a destra. Invece l'apriamo e mi dice cosa vuoi vedere? Vuoi mettere dei filtri? Ah, tu vuoi vedere i pattern soltanto completi? Ma vuoi vedere anche i pattern emergenti? Ah, supponiamo che voglio vedere i pattern grafici e basta. Allora, qua mi fermo un secondo perché. Vabbè, ormai che time frame, però bisogna selezionarli. Allora, qua mi fermo un secondo perché. Che cosa sono i pattern grafici, i pattern di Fibonacci e i livelli chiavi? Sono quelli che ho detto prima, qualche minuto fa, cioè AutoChartis vi evidenzia 3 tipi di pattern, i supporti e resistenze, che sono i livelli chiave,
che io non adoro con AutoChartist, i pattern di Fibonacci, che sono quelli un pochino più complicati, si basano sulle relazioni tra i ritracciamenti precedenti, che comunque vengono evidenziati su. Sono più complicati, io di verità neanche li seguo, poi se vedo uno spunto lo valuto, per carità. Io invece AutoChartist uso decisamente per i pattern grafici, che sono i semplicissimi, conosciutissimi triangoli, wedge, cuneo, come li volete chiamare, canali, testa e spalla, proprio i pattern, i pennanti, classicissimi pattern di analisi tecnica, che se non conoscete tutto sommato li potete imparare con AutoChartist, perché AutoChartist di fatto fa questo. Quindi già potete fare delle selezioni, oppure dire ok, no, io li voglio vedere tutti e te li selezioni tutti. Ok? Se invece vuoi vedere soltanto i pattern grafici emergenti, ha senso, perché quelli emergenti? Perché tanto quelli completati mi hanno già dato il segnale, quindi o l'ho preso o non l'ho preso. Emergenti, io lascerei così, cioè se voi volete vedere i pattern grafici e basta, mettete completati emergenti, però per fare la prova mettiamo solo emergenti e poi selezionate time frame, ok? E cliccate su salva. Quindi ora mi va a rifare la ricerca, vedete, da 19 pagine siamo passati a 5 e quindi me li vado a valutare. Ad esempio, SGD, che cos'è l'SGD? Stefano Gianti Dollar, no, Singapore Dollar. Vedi? Ci impiega sempre qualche 3 secondi per caricarsi. Questo è un pattern emergente, non è un pattern completato. Gli ho detto io di cercarmi solo i pattern emergenti. Vedete che siamo ancora all'interno del canale ascendente. Non so che cos'è il pattern, non l'ho mai visto nella mia vita. Proviamo a cliccare su dettagli pattern, vediamo se riesco a capire che cos'è. Allora, questo è un pattern canale ascendente, è un canale. Ascendente vuol dire che tendenzialmente sale, si capisce? Perché i minimi sono crescenti, i massimi sono crescenti. È un pattern che prevede la continuazione del trend oppure no? Guarda, AutoChartist comunque fa questa cosa un po' particolare, perché l'analisi tecnica, cioè ad esempio in passato dicevo, vabbè, se un triangolo mi viene rotto rialzo, al di là del fatto che sia un triangolo simmetrico, asimmetrico, ascendente, discendente, a me basta che rompe, io vado dove rompe. Invece AutoChartist si dice, no, guarda, questo pattern te lo tradi o io ti do l'idea di tradartelo, qua apparirà completato, ecco, perché poi questo è un discorso molto interessante, perché adesso andiamo a vedere i risultati di AutoChartist, ti dà solo una direzione, quindi direzione rossa con la freccettina verso il basso, quindi quando è che scatterà un segnale, un'idea di trading di AutoChartist? Soltanto se il prezzo dovesse rompere in chiusura questa linea blu sotto. Mai sopra, perché ti dice che rompe giù o rompe giù o non rompe. Cambio di trend, continuazione, qualità, sì, qua sono un po' piccolini i quadrati, sono 7, poi vi fate l'occhio, tanto vedete che è blu su sfondo bianco, qua è il massimo, quindi diciamo che si vede subito se il voto è buono o meno. E basta. Ok? Quindi mi piace questo pattern, me lo voglio tradare, devo decidere come tradarmelo. Qua, prima di andare a decidere come tradarselo, facciamo ancora quest'ultimo passaggio. Andiamo a vedere questa iconcina qua. Vedete che c'è statistiche e prestazioni. Qua, copiate, tasto destro, doppio clic, dividendo blu, tasto destro, copia. Andate nel vostro browser e fate incolla. Ok? E avete le statistiche di AutoChartist, che vi dice, guarda, qua ha sempre un riferimento degli ultimi 6 mesi, ok? In 6 mesi io AutoChartist ho fornito 10.769 idee di trading, di cui 8.448 si sono rivelate corrette perché, questo è importante da capire, come AutoChartist dà il valore corretto? Ti dà il valore corretto quando c'è un pattern completato, che ad esempio andiamo a vedere, e viene raggiunta la propria area di prezzo obiettivo. Ad esempio, Gold H4 adesso ha chiuso sopra, vabbè, questa è una compressione triangolare pazzesca, ha dato un segnale di continuazione del trend rialzista, ok? L'obiettivo è quella linea grigia, quell'area di prezzo grigio. Se il prezzo va lì dentro, AutoChartist ti dice che va bene.
Te lo giudico positivo, nella statistica è un trade positivo, ok? Quindi però bisogna capire questo, che se il mercato comunque ti va un po' contro e poi torna su, AutoChartist te lo considera positivo, perché AutoChartist ti dice guarda, qual è il loro obiettivo, però non ti dice dove mettere lo stop loss. La gestione ovviamente poi compete, ormai sempre al trader, quello è chiarissimo, ognuno ha i suoi rischi, eccetera, eccetera. Quindi attenzione, questo è fondamentale, perché AutoChartist dice, ok, guarda, io su questo pattern, un pennant, sul gold, ti ho dato il 78% nell'ultimo passato di trade vincenti, però bisogna stare attenti, perché AutoChartist ti considera un movimento come questo, cioè il mercato ti va contro, poi ti va a favore, va lì, uno positivo, ok? Se fatto sempre in questo arco temporale, perché vedete, se poi si formano 3.000 candele che non vanno lì, questo qua sarà un pattern fallito. Questo qua sparirà. Una volta superato questo spazio temporale, questo qua sparisce e diventa un pattern fallito. Ok? Però attenzione, perché se il mercato va giù e poi nell'arco temporale va su, va lì dentro, te lo considera come preciso, fatto. Ok? Perché se no uno subito dice, ok, cacchio, questo mi paga il 78% delle volte, io faccio questo e basta. Bisogna stare attenti a quel 22% quanto perdi. E bisogna anche stare attento al fatto che nel tuo trading, magari, se il mercato andava giù e poi tornava su, quanti sei stato, hai chiuso al mercato, stop loss, mai chiuso, ok? Quindi per te, per il tuo conto trading, è una perdita. Per AutoChartist, invece, è una statistica positiva. Ok? Questo è molto, molto, molto importante. Questa è un po' la chiave di tutto. Ma il segnale a valore giornaliero, dice Raffaele, la risposta è no. Il segnale ha valore. Ah, no, però ti ho appena risposto, diciamo in automatico. Adesso ho visto la domanda. Perché vedi? Cioè, il segnale, vabbè, dipende dal time frame che tu. L'ingresso dipende dal time frame che vedi qua o che tu hai selezionato, da M15, M30, H1, H4. Quelli sono quelli che ho considerato chartis. Però attenzione perché poi il segnale dura finché. Tanto quel quadratino non viene superato, quindi per un po' di candele dura. Quante candele ci stanno lì dentro? Ci stanno 40 candele, non sono poche, ok? Ma sarebbe tipo la versione più professionale della strategia di breakout, mi dice Simone, magari mi stai chiedendo prima, questa, sì, no, AutoChartist evidenzia i pattern, sì, questo è un breakout, è un breakout di una compressione triangolare. Marco dice: Ciao Stefano, si può automatizzare AutoChartist con pop-up per decidere se entrare o no? No, nel senso AutoChartist. No, no, AutoChartist non è che poi diventa operativo, nel senso poi il trade lo devi fare tu, anche perché AutoChartist poi tu gli devi dire sì, ok, però con quanto entro, con quanti soldini, eccetera. Ad esempio il Chart Risk Manager, se lo vuoi utilizzare, qua è molto comodo il Chart Risk Manager, adesso non posso farlo vedere, è un expert advisor per la MetaTrader, sviluppato dal nostro partner Giuseppe Musciarelli, che ti poi gestisce il rischio, tu non gli devi dire io entro con 0,10 lotti, ma tu gli dici ok, io metto lo stop loss qua sotto, lui ti fa l'eseguito dicendo ok, se tu stai entrando qua, lo stop loss è qua, sono 52 pips, invece di fare tutto il calcolo con quanti lotti entrare per rischiare il 2% del tuo portafoglio, te lo fa lui in automatico e ti dice ok, ti faccio l'eseguito con 0,10. Ora ho riassunto un webinar di un'ora e mezza dedicato al Chart Risk Manager con Expert Advisor per gestire le posizioni. Ora ho fatto una cosa che non volevo fare, ma mi è venuto in automatico perché volevo cancellare l'oggetto, ho cancellato l'Expert Advisor. Quando vuoi rimuovere un qualsiasi Expert Advisor come AutoChartist, tasto adesso sul grafico, qua l'ho già fatto quindi non c'è più, trovi la voce consiglieri esperti o Expert Advisor e poi fai rimuovi. Ok? Bene, perfetto, quindi rimettiamo AutoChartist. Voglio fare una ricerca soltanto sull'oro, quindi deseleziono questo. Avete capito questo, no? È molto semplice, alla fine AutoChartist è questo box grigio qua. Ci sono due quadratini, quindi le opzioni sono poche. La prima è un discorso solo di ricevere newsletter o meno. Guarda, qua vi potete solo iscrivere, se poi vi volete cancellare dal newsletter, quando vi arriva, cliccate su disiscriviti. Tasto destro, vedete, qua l'unico filtro che potete mettere, pattern, quali volete vedere? Tutto, mettiamo tutto. Quali time frame? Tutto, mettiamo tutto. Voi tenete le statistiche, fate il copia e incolla, abbiamo detto e basta. Tutto qua. Ok? Quindi, abbiamo selezionato invece adesso, flaggando, deselezionando questa casella, avete l'opportunità invece di vedere solo tutti i
Cioè, se selezionate la flaggate, vedete tutti i simboli qua nella lista a sinistra vista in mercato. Diversamente, se la deflaggate, deselezionate come ho fatto io, vi fa la ricerca soltanto nello strumento finanziario che avete sul grafico dove c'è l'Expert Advisor. Ok? Quindi in questo caso voglio vedere soltanto su XAU Euro, che è il gold quotato in euro, oppure gli dico no, voglio il gold quotato in dollaro, l'originale, quindi mi porto questo. Ci sono pattern che mi posso tradare con AutoCharti, SCatoCharti, mi dà come idea di trading, perché è sempre un discorso di idea di trading. Sì, allora vediamo e seleziono quello che voglio vedere, perché c'è un H4, un M15. Vedete, Gartley per esempio è un Fibonacci pattern, vedete che è un altro logo. Il pendant invece sono quelli, e il triangolo sono quelli dell'analisi tecnica classica. Poi i pattern, voglio un pochino più di informazioni, allora ci clicco qua, pendant 22 candele, queste sono le candele del pattern. Direzione rialzista, quindi se rompe su va su, se rompe giù non mi trado la direzione ribassista secondo AutoChartist. La qualità comunque è soltanto di 5. Ok, quindi poi decido io se tradarmelo o meno. Vediamone un altro. Questo qua è un triangolo, vedete, rotto rialzo, se non vedete l'obiettivo zoomate perché in effetti l'ho troppo zoomato. Vedete, quello è l'obiettivo di prezzo. Allora, parliamo di obiettivi, poi parliamo di gestione del rischio e parliamo di quelle lineette blu. Allora, quello che è lecito attendersi è, allora, il segnale, l'idea di trading avviene quando il prezzo chiude al di sopra del pattern, se è un segnale long, o al di sotto se è un segnale short. Quindi chiusura oltre, non prezzo oltre, è chiusura proprio. È un'ulteriore conferma che AutoChartist vi chiede. Poi se uno vuole anticipare il segnale può fare, per carità, però AutoChartist ragiona così. Quindi, l'area di, vedete che non è un take profit, è un'area di take profit. Quindi come si può ragionare? Allora, AutoChartist di base ti dice, ok, dal momento che io vedo il prezzo toccare qua, io te lo considero valido. Ok? Però ti evidenzia un'area di prezzo, quindi ti dice, però guarda, se tu vuoi puoi ragionare un po' così. Cioè, ad esempio, non metti un take profit, magari il take profit lo metti proprio dalla parte opposta, e ragioni in trailing, quindi se il mercato ti arriva al primo livello, che sarebbe la parte inferiore del quadrato, se sei long o la parte superiore, se sei short ovviamente, tu cosa fai? Vai a spostare il tuo stop loss dalla parte opposta del pattern, magari dove hai messo all'inizio, a zero. Quindi mal che vada il mercato ritraccia e ti butta fuori a zero. Cosa sempre consigliabile. Se il mercato poi arriva alla metà, vai a fare questo lavoro e ti assicuri questo profitto spostando il tuo stop loss lì, quindi ti assicuri quel profitto lì. Quando arriva qua sopra, chiudi del tutto, non avrebbe più senso, quindi il take profit fisso lo puoi mettere lì sopra. Ok? Quindi le due possibilità sono: o metti un take profit fisso, che è qua sotto quando fa il breakout, oppure metti un take profit qua sopra, più lontano, però ti metti il trailing stop. Così se il mercato ti va a favore e ti arriva lì, lo stop loss, o poi te lo devi spostare manualmente, utilizzi lo stop loss. Ok? Questa è l'idea. Per la gestione del profitto, la gestione della perdita, allora, l'analisi tecnica cosa ti dice? Lo stop loss devi metterlo al di là della parte opposta del pattern, quindi se il livello di ingresso è 1210,46, perché la chiusura è venuta qua, su questa candela, lo stop loss te lo devi andare a mettere, uno può mettere dove vuole, ma tendenzialmente almeno dalla parte opposta del pattern. Questa cosa che ha fatto Charti è una cosa molto carina, quelle lineette blu con avanti H4, la traduzione fa un po' schifo di la verità, però avanti tutta. Avanti H4, avanti H1, avanti in modo per dire il futuro. Okay? Questo è un concetto statistico che mi piace molto. Oh, quando devo togliere l'oggetto, tolgo l'Expert Advisor, non so perché. Scusate. È un concetto statistico che mi piace molto. Allora, esiste questo concetto statistico, che si chiama cono delle probabilità, che si basa sullo studio delle deviazioni standard. Deviazioni standard è un concetto statistico famoso nel trading per le bande di Bollinger. Quindi cosa fa il calcolo del cono delle probabilità? Ti prende il movimento medio di questo strumento finanziario su questo time frame che tu hai selezionato e ti dice, ok, io non so dove andrà il mercato, mi limito a studiarne l'ampiezza dei movimenti. Quindi ti fa partire un cono, che non è esattamente quello che fa AutoChartist, però vi voglio far vedere cosa fa AutoChartist e ci arrivo di ragionamento. Poi il cono delle probabilità vorrei farlo sviluppare a un programmatore, è un concetto molto molto prezioso. E dice, ok, secondo il movimento del recente passato di questo strumento finanziario su questo time frame,
Io ti calcolo il movimento futuro atteso, quindi parte un cono, quindi ad esempio una deviazione standard, che ne so, il gold si muove di, sul gold, quanto si muove il gold? Prendiamo una TR per vederlo velocemente, adesso, giusto per non tirare un numero a caso. Il gold si muove di, mediamente, 2 dollari e mezzo ogni 15 minuti. Ok? Quindi, nei prossimi 15 minuti, se adesso quota 1206, io avrò un'oscillazione da 1206 più 2 dollari e mezzo, quindi tra 15 minuti magari quota 1208. Quindi capite cosa ho fatto? Ho visto che su 15 minuti l'euro dollaro si muove tendenzialmente di 2 dollari e mezzo. Ok? Con un modello statistico molto veloce che è la TR. Con le probabilità ho fatto con le deviazioni standard, ma è una cosa molto simile. Quindi, però o va su o va giù, non lo so, le domande non ho certezza. Poi togliamo dal prezzo attuale 2 dollari e mezzo, 1203,50. Quindi, senza fare un lavoro geniale, io ti sto dando l'informazione che è molto probabile, al 68% dei casi, dice calcolo da statistica con le deviazioni standard con questa formula, che è un modello ovviamente, che tra 15 minuti il prezzo del gold oscillerà tra 1208,50 e 1203,50. Nei 15 minuti successivi, però, attenzione perché l'amplificazione può ancora essere di 2,50 sopra e 2,50 sotto, quindi il range dai 2,50 sopra e 2,50 sotto diventa 5 sopra e 5 sotto. E quindi ti parte questo cono che ti diventa sempre più largo, per capirci. E questo cono delle probabilità, che di solito viene fatto con due linee, quella che indica il 68%, una linea immensa, quasi inutile, che indica il 99% perché include il calcolo di tre deviazioni standard invece che due. Ok? Quindi AutoChart cosa fa? Riprende questo modello del cono delle probabilità al 68% delle probabilità, questo qua centrale. L'unica cosa che fa, infatti vorrei un indicatore a parte, poi nessuno me l'ha mai sviluppato, forse anche perché non l'ho mai chiesto, che mi va a disegnare proprio il cono. Comunque, AutoChartis cosa fa per tornare a noi con queste lineette blu? Prima c'era un indicatore a parte, adesso è tutto inglobato nell'Expert Advisor. Questo serve per la gestione della posizione. Allora, quindi, da quello che abbiamo detto prima, è normale, 68% dei casi, più del 50%, quindi è una normalità incredibile, una noia, che tra 15 minuti il prezzo sarà tra avanti M15 e avanti M15, quindi tra 1207,0 questo numero qua, 1207,04, 67, e 1209,31. E uno dice, vabbè, che scoperta, chi se ne frega. E invece ti dico, no, fai questo piccolo ragionamento. Perché un errore comune nel trading è quello di dire, ma sì, io metto lo stop loss vicino che rischio poco, che è una boiata assurda perché tu non è che rischi poco perché metti lo stop loss vicino, se rischi poco perché magari ci metti pochi soldi, quindi mi raccomando a non fare questi ragionamenti stupidi. Cioè, uno stop loss lontano, magari rischi meno, perché è vero che magari rischi 100 pips, però se metti un micro lotto è molto poco, se invece metti uno stop loss a 10 pips, però metti 10 lotti è molto di più, fate i calcoli. Quindi, sposiamoci la statistica, che tutto sommato studia il fenomeno casuale, la random walk. Quindi, a seguito di questa informazione banalissima, che tra 15 minuti il prezzo del gold al 68% dei casi rimane qua dentro, la prima idea che mi viene in mente è non mettete lo stop loss lì dentro. Perché se voi mettete lo stop loss lì dentro, è probabilissimo il 68% dei casi, adesso al di là del modello utilizzato, che i modelli hanno sempre dei loro limiti, per carità, però il modello dice che il 68% dei casi il prezzo si muoverà lì dentro. Quindi se voi mettete uno stop loss lì dentro, è normale che, è probabile, non normale, perché il 68% non è 100%, che vi potrà essere toccato e quindi chiudete la posizione stop loss. Ok? Perché poi c'è sempre chi dice, no, è strano, c'è qualcuno che mi punta la telecamera dietro, mi metto lo stop loss, mi viene preso. Non è che c'è, cioè, il mercato tutto sommato, il Forex muove 5 trilioni al giorno, anche se io entro con 20 lotti, del mio stop loss può fregare di meno. Quindi mi raccomando, attenzione a questo discorso, è solo un concetto statistico, questo di uscita dalla posizione, infatti vedete che sta a destra del pattern. Quindi AutoChart si fa questo ragionamento, e poi te lo fa sui vari time frame, quindi se la mia ottica di mantenere questa posizione non si basa su 15 minuti, ma sullo swing trading, su time frame più lunghi, H4 daily, eccetera, non mettete lo stop loss, cioè
tra H4 e H4, per esempio. Quindi, ad esempio, se io dico io entro qua, long, in quel momento lo stop loss lo metterò qua sotto, ad esempio sotto il minimo del pattern, dalla parte opposta. Se quel livello è contenuto nel cono delle probabilità, qua nelle lineette blu di AutoChartist, valutate di metterlo ancora più lontano. Ci mettete meno soldini, lo mettete ancora più lontano. Se qualcuno volesse gestire il rischio bene, non ancora il Chartist Manager, glielo posso fornire, ci mancherebbe. Ma questo è un discorso molto molto importante. Ok? Perché uno ci deve mettere il giusto, quindi non abusate, perché poi alla fine cosa succede? Uno dice sì, mi chiama, guarda, AutoChartist fenomenale. Ah, bah sì, bravo, sì, no, funziona, per carità. Ma sì, no, guarda, ho preso due eseguiti, tutti e due in profitto. Vabbè, chi se ne frega, due eseguiti di fila in profitto. Così come tre eseguiti di fila in perdita, non devastatevi il conto, cioè, mi raccomando, sfruttate questi strumenti, sfruttateli bene. Sono molto interessanti. Sfruttate questo discorso della volatilità che a me poi piace molto, a me la teoria del random walk piace molto e quindi fate trading gestendo bene la posizione. Ok? Perfetto. Giuseppe dice, ne hai già parlato di questo cono? Guarda, io poi nei webinar io parlo sempre di volatilità, di livelli orizzontali, di prezzo, di cose semplici, ecco, quindi sì. Però poi c'è sempre chi ci segue, chi non ci segue, per carità. Comunque io sto cono delle probabilità non ce l'ho. Non l'ho trovato in giro, nessuno me lo vuole programmare, io non programmo, quindi non ce l'ho. Non ve lo posso mandare perché non ce l'ho. È bello che AutoChartist ce l'abbia, queste lineette blu semplicemente, l'unica differenza è che non è un cono, sono dei livelli orizzontali. Anzi, a dire la verità, forse a livello visivo è anche più semplice, perché uno vede proprio il livello scritto, è anche più semplice e intuitivo, però è un po' una trasmutazione statistica di un altro concetto statistico, reso più semplice, ecco. Tra l'altro è reso più semplice perché, come vi dicevo, poi AutoChartist comunque con l'obiettivo di prezzo vi dà anche, con quell'area grigia, vi dà anche un obiettivo temporale, quindi lasciare le linee orizzontali senza allargare troppo, tutto sommato va anche bene, quindi niente da dire, però io per altri motivi, quell'indicatore prima o poi me lo faccio programmare. Ok? Quindi AutoChartist funziona così. C'è tra di voi chi ha già utilizzato Chartis perché lo fermo da tanto tempo, ma da 2 settimane c'è stata questa evoluzione. A breve ci sarà l'evoluzione da parte nostra, dico integrare tutto il sistema di ricerca perché per adesso per un motivo di sicurezza non c'è l'accesso diretto. Perché AutoChartis cosa fa? AutoChartis riconosce in automatico che tu, che sei collegato in questo momento, sei un cliente Swissquote, stai utilizzando un conto reale o demo. E quindi ti va a estrapolare l'informazione da solo, dalla piattaforma, non è che c'è un motivo per collegarsi al web da qualche parte con dei codici, ti fa tutto questo discorso, ti riconosce e ti dice ok, allora tu hai accesso alla ricerca in tempo reale, diversamente se sei in demo è la ricerca in tempo ritardato di 15, di 5 candele, quindi un'ora e un quarto se sei su un grafico 15 minuti, 5 ore se sei su un grafico un'ora. Quindi per un discorso nostro di sicurezza interna, eccetera, eccetera, con integrazione con AutoChartist, stiamo sviluppando questa modo di accedere, quindi per questo a breve faremo un altro aggiornamento sull'argomento ovviamente. Però attenzione perché AutoChartist è un tool molto semplice. Ad esempio, chi è stato a Milano poche settimane fa o chi ha seguito il webinar con Luca di Scacciati, ne parleremo anche a Napoli, che so, un software. Un altro software ti può dire, guarda, secondo me il mercato sale, oppure io posso avere la mia idea, secondo me il mercato sale, secondo me l'euro dollaro sale, ok? Quindi se mi vedo un AutoChartist con uno spunto rialzista, dico ok, lo accetto. Diversamente, se vedo uno spunto ribassista, non lo accetto. Tutto lì. Ok? Quindi AutoChartist è un ottimo strumento. Cioè, AutoChartist cosa fa? Ti mette sui grafici l'analisi tecnica classica. Classica anche con Fibonacci. Ok? Vedo gli avanti solo sui pattern completati, giusto? Oh mio Dio, ti direi di no. Questo è un pattern emergente, no, avanti, avanti tutta, avanti lo vedi sempre, pertanto avanti è un discorso statistico. Sì, è normale che poi di fatto tutta la logica che ho appena spiegato ti serve solo quando fai l'eseguito, però avanti lo vedi sempre, lo vedi a destra. Ok? Se qualcuno proprio non lo volesse vedere, no, dice a me questa linea blu proprio non mi piace, vai sui consiglieri esperti, proprietà e ti vai a mettere in bianco.
cioè, al fondo bianco ti mette la linea bianca, così non vedi, ecco, se qualcuno gli dà fastidio. A me è un discorso che piace molto, ok? Perché ti dà proprio l'idea di come gestire la posizione, cioè il pattern ti dà il momentum d'ingresso, le lineette blu del cono della probabilità ti dà l'autochartist indicator, come si chiama, ti dà è un supporto in più, perché lo stop loss lo vai a mettere dalla parte opposta del pattern almeno. Però se la parte opposta del pattern è contenuta all'interno del normale movimento della volatilità dello strumento finanziario, io ti direi, ti consiglio, caro amico trader, di andarlo a spostare ancora un pochino. Quindi entri con uno stop loss più lontano, di conseguenza ci metti meno soldini, perché bene, consiglio che do a tutti, rispettare il money management, quindi rischiare una cifra bassa su ogni singola posizione. Ok? E mettere dentro anche le divergenze di percento error. Guarda, allora, AutoChartist è un software sviluppato da AutoChartist, che è una società swissquotata, ha comprato le licenze e basta. Quindi sviluppi eventuali non li possiamo fare noi. Quindi, anche perché poi, tra l'altro, ognuno vuole poi una particolarità, quindi penso che sarebbe un macello incredibile. No, non c'è. Non è neanche una cosa che ti dico, ti faccio fare. No, AutoChartist, noi abbiamo comprato le licenze, le distribuiamo ai nostri clienti in demo reale, finita lì. Okay? Quindi diciamo sviluppi con altri expert advisor che presentiamo nel nostro percorso formativo, magari ho fatti fare io qualche programmatore, ok. Ma AutoChartist è proprio un prodotto fatto, finito, non modificabile, è una scatola chiusa che ovviamente poi ogni tanto viene aggiornata, come è appena successo 2 settimane fa, ci sono cose nuove, eccetera, eccetera. Ma noi di Swissquote di fatto non possiamo modificare AutoChartist perché è un software terzo. Sì. Giorgio dice, quello che ho proposto in sala a Milano di un AutoChartist forecaster. Perfetto, questa è un'ottima lettura sicuramente. Quindi, per riassumere, AutoChartist lo installate, ve lo trovate negli Expert Advisor, lo portate su un grafico, cliccate su OK, potete valutare di fare mostra tutti i simboli, ok? La qualità del segnale si può modificare, Christian? La risposta è no, perché diciamo che ci sono degli algoritmi, poi la qualità del segnale, cioè AutoChartist si dice guarda, io questo segnale te lo evidenzio, ti do una qualità tecnica di 4 su 10. Poi se tu vuoi prendere, tanto AutoChartist non ti fa l'eseguito, mi raccomando, questo è expert, prima era un indicatore, adesso è stato modificato in expert advisor, ma non ti fa trading come gli altri expert advisor, è stato sviluppato, riprogettato come expert advisor solo per un discorso grafico, di avere questa cosa carina che ti fa la ricerca direttamente sul grafico senza andare sulla ricerca sul web, eccetera, eccetera, ma non ti fa eseguiti. L'eseguito, se uno lo vuole fare perché vede che AutoChartist ha disegnato un bel pattern che piace all'utente, si fa l'eseguito. AutoChartist è disegnato come expert advisor, sì, però quello è un discorso della programmazione, perché gli expert advisor metatrader possono essere day trading system, cioè compra quando si vede che c'è una certa condizione, oppure semplicemente dei modi visivi per vedere delle cose, ok? Come ad esempio il chart risk manager, pure è stato costruito con delle formule, eccetera, eccetera, non è che ti fa trading lui da solo, ti serve per fare degli eseguiti direttamente dal grafico, sì, per farti tutta la parte grafica, la gestione del rischio, sì. AutoChartist, stessa cosa, ti fa tutta la parte grafica, tutta la ricerca, quindi un discorso di programmazione, non ti fa l'eseguito. AutoChartist è questo box grigio che ti fa la ricerca, ti permette di modificare impostazioni, ti permette di vedere graficamente il pattern, alla fine la logica, l'utilizzo, il valore aggiunto della tua chart è quello di farti vedere il pattern sul grafico, poi ti fa vedere anche la gestione del rischio, se la vuoi fare così, la volatilità, ok, però l'eseguito non te lo fa, non è che tu lasci euro sterlina M30 acceso e se si verifica un segnale ti fa l'eseguito, no, 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 ok? Christian dice, intendo la percentuale che va dal 60% in su, allora anche qua ci sarà un filtro che se voi cliccate vi andrà ad aggiungere un filtro, come da definizione, dove vengono segnalati soltanto dei pattern che abbiano una certa qualità. Ok? Bene, ditemi la vostra. Ah, alcuni già lo conoscono AutoChartist, quindi chi già lo utilizza, chi già lo conosceva, cambia graficamente perché prima c'erano gli indicatori, adesso è più ordinato, c'è la ricerca direttamente sul grafico, è comodo, comodissimo. La logica è sempre quella. Analisi tecnica pura. Chi non l'avesse mai utilizzato, un ottimo modo per fare trading con l'analisi tecnica,
Avendo conoscenze o non avendo conoscenze, quello è chiarissimo, perché se uno non sa che cos'è un pattern, però si vede la descrizione del pattern di AutoChartist, quella finestrella che abbiamo visto prima, non ditemi che non si capisce, perché alla fine c'è. Cioè. Allora, io non consiglio eventualmente i pattern di Fibonacci perché sono più complicati. I pattern, ad esempio, se uno dice, ok, io voglio soltanto, non voglio vedermi i pattern di AutoChartist, supporti e resistenze, li deseleziono, basta. Tanto tutto sommato voi vedete avete 19 pagine di ricerca, adesso prendo questa sono diventate 10, quindi 190 pattern, che ve ne fate? Qua comunque sono 100 pattern, cioè tutto sommato, cioè se uno si trada 190 pattern al giorno, noi siamo contenti per carità, basta che vi tradate bene, ok? Però non impazzite, fate le cose bene, io già una prima cosa che consiglio per farla semplice è fare questo lavoro, cioè mettere pattern grafici e basta. Se invece uno è il massimo mega esperto di pattern o vuole imparare tutti i pattern o comunque vederli, se li seleziona tutti ci mancherebbe. Però io il consiglio che do è questo, quindi fregate pattern grafici completati emergenti, tutti i time frame e poi fate salva. Basta. Ok? È normale che se volete lasciare AutoChartist su un grafico e poi vedervi altri grafici, basta andare su un altro strumento e così magari avete sempre AutoChartist qua sotto, no? Per dirvi quando volete vedere aggiornare la vostra ricerca, anche perché tutto sommato AutoChartist, se adesso l'ho visualizzato e magari io trado solo un 15 minuti, io per altri 15 minuti, io di sicuro un segnale non ce l'ho perché AutoChartist aspetta la chiusura della candela, quindi tutto sommato non è che potete fare moltissimo. O prendete il trade o non lo prendete, poi dopo 15 minuti ne vedrete altri, si riaggiornerà, ok? Se invece uno vuole lavorare tranquillo, magari può anche fare quel filtro, dire no, no, io 15 minuti, il 30, no, io visualizzo soltanto H1, H4 di 1, ok? E lì lavori più tranquillo, magari arrivi a casa la sera, ti guardi i due grafici, anzi neanche te li devi guardare, ti guardi sì, quelli che ti ha selezionato AutoChartist. Bene, tutto qui. È normale che, attenzione, questa è una cosa curiosa, cioè su time frame diversi ci possono essere pattern diversi perché c'è una conformazione tecnica diversa. Potete tranquillamente. Io quello che non consiglio è, ad esempio, accumulare troppo sulla stessa valuta, cioè se ho euro-dollaro long, euro-sterlina long, euro-yen long, sì, però se l'euro scende perdo da uno. Ecco, in un'ottica di gestione del portafoglio, questo è già uno step successivo che. Non riguarda tanto AutoChartist, ma un po' tutta la gestione del rischio complessiva. Cioè, non abusate. Cioè, se io vedo un pattern sul gold long su 4 ore, poi dopo un po' ne vedo uno short su 15 minuti, sempre su gold, va benissimo. Però se già siete long e mettete un altro long, direi di no. Se già siete long sull'euro dollaro, sull'euro yen, sull'euro sterlina, entrate long sull'euro OD, direi di no. Cioè, fate di questi ragionamenti quando aprite più posizioni. Poi, tutto sommato, uno se ne può anche fregare, dire io gestisco ogni singola posizione per fatti suoi, tanto tutto sommato quanto prima, quanto dopo, eccetera, eccetera. Però, attenzione, anche il portafoglio vuole la sua parte, quindi piccolo consiglio che mi permetto di dare in chiusura, che c'entra poco con AutoChartist, questo è più un discorso di gestione del rischio complessivo. Poi, la guida per installazione in italiano, sì, c'è in tutte le lingue AutoChartist, proprio quando lo installi, anzi prima non c'era in italiano l'installazione, che poi c'era Next, vai avanti, basta, però adesso anche in italiano installazione. Per maggiori informazioni, info che ho c'è su wisquote.it, i seminari li registro, anche questo registrato, li metto su il canale YouTube, il nostro canale YouTube è su wisquote.it, o lo cercate su YouTube, però se andate su wisquote.it vi faccio vedere in basso a destra. C'è sempre il link, DAC, qua in fondo, YouTube, ci cliccate. Adesso domani, diciamo, lo troverete qua nella home page, ok? Stefano Genti Squisquot, il mio contatto di Facebook, che utilizzo molto per scambiare informazioni di trading, day trading, tutti i nostri eventi e soprattutto di day trading, quindi vi consiglierei più che altro di postare Stefano Genti Squisquot, non è che faccio Squisquot di cognome, ma utilizzo questo canale Stefano Genti Squisco su Facebook per andare a condividere dei trading. Ok? Quindi condividete, ecco quello che vorrei che tutti condividessero una propria idea di trading, presa dal suo chartis, presa dalla propria testa, presa da dove volete. Ma è bello perché se siamo in tanti, cioè adesso siamo in 78 persone collegate, pensate se ognuno una volta a settimana condivide un'idea di trading. Io ho messo la mia. E 77 persone me la commentano se vogliono, magari dopo 2 giorni. Enrico mette la sua,
domani. E io quindi con un'idea di trading ne vedo 77 per capirci, poi adesso siamo 77 collegati, poi c'è chi si vede la registrazione, ci sono già altre persone sul mio Facebook, eccetera, eccetera, quindi però su questa cosa io ogni tanto lo dico, prima lo facevo su Twitter, adesso lo faccio su Facebook che comunque va di più, però è sempre un po' così, cioè qualcuno lo fa, però su 78 persone 3, quindi mi raccomando fatelo, nessuno può sbagliare perché... Nel trading non è che si sbaglia, cioè se poi viene preso il take profit o lo stop loss, vabbè lo stop loss è considerato errore, però basta fare le cose fatte bene, poi non bisogna avere la testardaggine devastante di chiudere tutte le posizioni in profitto, quella è la cosa più sbagliata del mondo, infatti abbiamo commentato anche come AutoChartist gestisce le proprie statistiche, avete visto negli ultimi 6 mesi 10.700 day trading circa, però attenzione perché lì ti considera il take profit. Cioè, il prezzo toccato in quell'arco temporale di circa 40 candele, la linea grigia, l'area grigia, però se prima di toccare l'area grigia è andato dalla parte opposta, bisogna vedere cosa sarebbe successo nel mio conto trading, perché se non sono pazzo, uno stop loss l'ho messo. Vi ricordo sempre che tanto se lo stop loss non lo mettete, comunque esiste, perché c'è anche lo stop out, la margin call, è normale che ci sono anche tutele in più per voi. Da parte del vostro intermediario, quindi non pensate di essere furbi se non mettete lo stop loss. Con questa massima, io vi ricordo che siamo a disposizione: 800-148-261 è il nostro numero verde, 800-148-261 per dirlo piano. info@swissquote.it, la nostra mail. Contattateci in basso a sinistra. Avete la chat operativa da lunedì a venerdì sul nostro sito. Tac, live chat. Bene, io vi ringrazio l'attenzione. Vi auguro, Giuseppe dice lo sbaglio che ho fatto oggi, magari hai fatto correre troppo una posizione, però guardate, poi nel mio piccolo anch'io dico sempre, io magari predico bene e razzono male, però uno stop loss in qualche forma dovete metterlo, che sia un expert advisor che vi guida il mercato quando il prezzo arriva lì, che voi stiate attaccati al monitor 24 ore al giorno, che non vi consiglio, anche perché poi se uno dice no, io lo stop loss lo tengo in testa, poi quando il prezzo arriva lì non chiudo la posizione, è sicuro. C'è lo stop loss, utilizzatelo, mettete... Poco. Guardate, il segreto è mettere poco, non essere, come da tutte le attività umane. Cioè, se voi aprite un bar, non è che domani pensate di avere 3.000 clienti, che se non li avete non fate 1 milione subito, chiudete. Aprite un bar, vi chiedete un finanziamento, la linea è un finanziamento, vi viene a lavorare ogni giorno, è così. È così. Quindi mi raccomando, stesso approccio. Adesso non dico che domani dovete aprire un bar, però se fate trading sull'euro dollaro, metteteci il giusto. Poi se aprite un bar, fate un bar sul trading, non lo so, cose simpatiche. Bene, parte questa conclusione finale, potete anche non starci. Io vi ricordo che i CFD Forex sono prodotti che utilizzano l'effetto leva, il trade marginazione comporta un elevato livello di rischio che, anche per questo, quando voi aprite un conto trading, cliccate su apri un conto, vi viene chiesto, a parte chi siete, nome, cognome, eccetera, conoscete rischi? Sì. No, se non li conoscete ci contattate 800-148-261, anzi io vi rimetto qua anche nel chat il link sul nostro ebook, così continuando a metterlo qualcuno prima o poi se lo legge, molti lo leggono e dicono che è ben fatto, soprattutto per chi inizia a fare trading o appena iniziato, comunque anche chi ha fatto trading, sono 16 pagine, guardatelo, ok? 16 pagine con tante immagini, poi da leggere di fatto ci impiegate un quarto d'ora. Da leggere più corto del Piccolo Principe, penso, quindi. Bene, io vi ringrazio l'attenzione, buona serata, buon trading. Giuseppe dice grazie, se non ti voglio bene, e dice auguri. Grazie per gli auguri anche e via, grazie mille, buona serata a tutti. Andiamo a fare festa.